Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie per questi valorosi partecipanti alla presentazione del libro che ora andremo a illustrare. E il titolo lo dico subito, è Litvinia prima dell'unità, ne parleremo ovviamente con l'autore, che è il professore Edmondo Pugliese, che ho qui alla mia destra e che mi fa piacere che oggi è qui con noi per poter parlare di questo studio che sicuramente lo ha invidiato tanto e che lo ha, come dire, anche inorgoglito, un tipo di studio che lo ha visto protagonista, e, tra l'altro proprio qui dietro nell'archivio di Stato, che è una fonte di ricchezza per fare una ricostruzione della storia dell'Irpinia, che magari molte volte noi stessi contemporanei non conosciamo. In questa narrazione questa sera ci accompagneranno anche altre persone, inizio a presentare anche il professor Silvia Salicandro, che presento, una persona lì in fondo a destra, che oltre ad essere un professore, anche un, io direi anche un valoroso editore in provincia di Avellino, dico così perché comunque in provincia di Avellino, per quanto riguarda l'attività editoriale, sono sempre di meno le attività che comunque cercano di portare avanti un tipo di valorizzazione, termine molto usato e abusato, della storia locale. E alla mia sinistra Mariano Nigro, che innanzitutto mi onoro di essere un mio carissimo amico, ma anche un validissimo studioso della storia irpina, che ha studiato con Paolo Magri, che si è occupato soprattutto di brigantaggio in provincia di Avellino, che vi garantisco ha una conoscenza quasi totale di quella che è la storia di questa provincia. E poi mi fa soprattutto piacere dirlo, e lo sottolineo, questo tipo di incontro è stato organizzato soprattutto per la disponibilità del Centro Pino d'Orso, che è un centro che ovviamente si occupa di studi meridionalistici e che cerca anche di poter promuovere un tipo di discorso che aiuti soprattutto le nuove generazioni, su questo ci tengo tanto, ad avere un'attenzione a quella che è la storia della nostra provincia e della nostra terra. E per questo motivo con noi ci sarà oggi anche il professor Nunzio Cignarella, che è vicepresidente del Centro Pino d'Orso e a cui io passo subito la parola per poter fare anche, come dire, una presentazione di quelle che sono le attività del Centro d'Orso, che soprattutto in questi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, proporrà un calendario davvero ricco di proposte. Innanzitutto buon lavoro a tutti, grazie ancora una volta per essere qui con noi, anche se lo dico, non siamo tantissimi, a me fa piacere lo stesso, perché come ho avuto modo di dire anche nei giorni passati, anche una persona in più che è stata sollecitata e che si sente chiamata in gioco per poter parlare dei temi di cui parleremo tra un po', per me è una grande conquista.